Allora, Borrelli, ti amo, cioè, mi inchino a te, mi inchino a te perché se non ci fossi stato tu in questa partita, Maran era già pronto con le valigie. Mamma raga, mamma di quante cose dobbiamo parlare. Siamo riusciti a ottenere un punto, diciamo, non dico quel punto di sicuro perché la partita è un po' difficile da spiegare se era a vantaggio nostro sul Tirol, se era equilibrata, raga, perché l'arbitro, scandaloso, arbitrava meglio, ragazzi, Massa. E lo dico qua, Massa arbitrava meglio questa partita perché il fallo su Holzer, il primo giallo che ha dato a Holzer, non esisteva. Tantomeno il secondo, raga, il secondo io avrei dato un richiamo, non di sicuro il giallo, richiamo, ma veramente vergognosissimo, manco gli arbitri di Serie D avrebbero dato giallo. Però quest'arbitro ha fatto un'impresa eroica, quindi ci sta per lui. Propriamente al quinto minuto, ragazzi, se non subiamo gol, abbiamo perso, raga. Ormai, raga, è da routine subire gol al quinto minuto. Borrelli, raga, ha salvato non solo il Brescia, Maran e la società e tutti i tifosi che sono andati a Bolzano, più di 300, a soffrire, raga, con quanti gradi, non lo so. Qua a Brescia, raga, a me da Monpiano ci sono meno 2 gradi. A Bolzano ce ne sarà, raga, cazzo, moriranno di ipotermia tra poco. E perché ha salvato, raga, anche il video, perché io ho qua dei piatti e li sto per lanciare, raga. Grazie Borrelli che ha salvato i miei piatti. Però, con la Samp, mi raccomando, non facciamo scherzi, raga. Bisuli è tornato, raga, al secondo tocco di Bisuli ha già fatto un tiro in porta che se entrava, raga, io andavo giù a Bolzano ad abbracciarlo, vi giuro. Godo. Io godo, raga, perché questa partita, sincero, il Sud Tirol non se la meritava. Devo essere sincero, non se la meritava perché non chiamava, raga, un fallo, non dava, raga, vi giuro. Tra l'altro abbiamo giocato la prima partita con la terza maglia, raga, a mio parere, stupenda, bellissima. E Holzer, raga, dobbiamo parlare di Holzer. E anche di Lezzerini. Allora, caro Holzer, t'hanno espulso ingiustamente, come ho detto prima, per la situazione dei gialli e del resto. Però, se te sai che hai un giallo, non andarli in quella maniera, perché è ovvio dopo che un arbitro mediocre, schifoso come lui, è ovvio dopo che ti dà il rosso. Raga, abbiamo fatto, per quel che mi riguarda, un'impresa, perché noi eravamo in 10, eravamo in inferiorità numerica, siamo riusciti a ribaltarla. E già qua a me andava anche benissimo il punto. Per poco, raga, non facevamo pure il secondo gol, che sarebbe portato a un vantaggio. Quindi, attenzione, raga, con la Samp dovrebbe tornare finalmente Paghera, raga. Dovrebbe tornare Pagherone. Raga, incrociamo le dita perché io Van de Looy, raga. Van de Looy, raga, se vi giuro, se con la Samp fa una puttanata, lo dico qua in persona. Vado, raga, in mezzo al campo. Figlia, gli tiro una sberla di quelle, vi giuro. Lo faccio ritornare in Olanda, raga. Lo faccio tornare in Olanda. Va, raga. Non possiamo soffrire, raga, però così tutte le partite ve lo dico. Io alla prossima, anche se vinciamo, tiro giù 10.000 piatti, raga, fino a quando non sono contento, raga. Forza Brescia sempre. Raga, se segnava per un mucchio di rovesciata, lo andavo, raga, a limonare, figa.